Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo un riassunto completo dell'evento Apple tenutosi il 21 marzo 2016. Iniziamo subito. L'evento si è aperto con Tim Cook, che ha ribadito l'impegno di Apple per proteggere la privacy dei suoi clienti. Poi è salita sul palco Lisa Jackson, responsabile del sistema ecosostenibile di Apple, dicendo che l'azienda si sta impegnando per fare uso di energie rinnovabili al 100% nei suoi negozi, uffici e server. E inoltre il 99% delle scatole dei prodotti della casa di Cupertino derivano da foreste gestite in maniera sostenibile. Infine Apple, che si sta impegnando sempre più in questo campo, ha lanciato un nuovo servizio chiamato CareKit, che serve a monitorare la propria salute e terrà in contatto pazienti, familiari e medici. Apple ha inoltre rilasciato, appena dopo la fine dell'evento, l'aggiornamento a tvOS, il sistema operativo dell'Apple TV, e anche iOS 9.3. Entrambi dovrebbero garantire, tra le loro nuove funzioni, un incremento delle prestazioni. Ma entrando nel vivo dell'evento, è ora opportuno passare al protagonista di questo keynote, il nuovo iPhone SE. In sostanza si tratta di un iPhone 5S, con schermo da 4 pollici e con caratteristiche tecniche molto all'avanguardia. Per citarne qualcuna abbiamo per esempio il processore Apple A9, lo stesso che troviamo su iPhone 6S, una GPU ben 3 volte più veloce rispetto a iPhone 5S e infine la fotocamera da 12 megapixel, in grado anche di registrare video in 4K. Questo nuovo cellulare di Apple arriverà in molti paesi già il 31 marzo, mentre per l'Italia dovremo aspettare ancora un po' di settimane. Inoltre è ormai quasi sicuro che il modello base, purtroppo ancora da 16 GB, partirà da circa 500 euro. Infine, ultimo ma non meno importante, il nuovo modello di iPad Pro da 9,7 pollici, che possiamo dire va a sostituire l'iPad Air 2. Possiamo dire che si tratta di una versione più piccola dell'iPad Pro presentato poco tempo fa. Ad esempio sono presenti 4 altoparlanti, il processore A9X, lo Smart Connector e la compatibilità ad Apple Pencil. Viene poi aggiunta una caratteristica molto interessante, una nuova fotocamera da 12 megapixel con flash LED e la funzione Live Photos, che per ora era disponibile solo su iPhone 6S. Questo modello di iPad arriverà in Italia ad inizio aprile e partirà da 689 euro. Bene ragazzi, il video di oggi finisce qui, spero di esservi stato utile, in tal caso lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!